Cazzani da tre, andiamo, ritorniamo a commentare proprio sulla bomba di Cazzani nel 60-52, perché Crema si era fatta pericolosamente sotto, è arrivata fino a meno 5 sul 55-50, sul 57-62. 57-52 ora Denti non è andato con la sua tripla, abbiamo detto. Orze aveva finito benissimo il terzo quarto con due triple di Capitan Muzio. Però 7 punti consecutivi di Bianchi avevano fatto rientrare i biancorossi in partita. Ora, come abbiamo visto, la tripla di Cazzani che fa veramente male. Lo stesso giocatore che ora si butta dentro preferisce scaricare per Martini. È ancora sul rimbalzo, incredibilmente. Ha dormito un po' la difesa di Crema in questa circostanza. E allora si va con l'estra possesso dei bianco-blu o bianco-azzurri che dir si voglia. Roberti, lo scarico per Muzio, da solo il capitano sbaglia, come non aveva fatto alla fine del terzo quarto. Stavolta il suo tentativo non va. 5 minuti tutti da vivere, ordini sul più 8, ma Crema non molla niente fino ad ora. Uscito per falli poco fa Pedrini e arriva il time out. Il time out, come abbiamo detto, 5-0-3 da giocare, partita che era stata in bilico, come era giusto succedesse in una serie del genere, bella, fra due squadre che hanno molta rivalità fra di loro. Martini recupera una palla importantissima, c'è il ritorno di Cardellini, non c'è nessun fallo detto degli arbitri, allora degli Agosti ha qualcosa da dire verso Martini. C'è semplice rimessa per l'Orzi. Degli Agosti gli va a dire, dai non lamentarti, ti ha toccato la palla, va bene così. Al giro di boa dell'ultimo quarto, 4-51 alla fine, gioco che presumiamo verrà spesso spezzettato. Serve lunghissimo Martini per Muzio sulla metà campo. Va a sporcare Persico il pallone a Benassi. L'arbitro vicino a Persico non se la sente di prendere la decisione, ci ha pensato l'altro arbitro. Ricordiamolo, i due grigi per l'occasione, però con la casacca arancione, che sono Vita di Ancona e Ferretti di Nereto. Persico voleva un fallo, non è riuscito ad andare con l'appoggio a canestro, e il cronometro che diventa e potrebbe diventare miglior amico di Orzi Nuovi. Cardellini però va a recuperare la palla come un furetto. Il play tascabile di Crema, una palla importante, tutte le palle vaganti e sporche possono diventare fondamentali. Fallo di Martini, ancora non c'è bonus per nessuna delle due squadre. C'è il cambio, rientra Denti per Persico. Persico che comunque è stata una scelta azzeccatissima di Crema, è tornato, diciamo così, tra virgolette, alla ribalta del grande basket, è tornato a uno dei suoi primi amori cestistici, o comunque ad una favola che era cominciata qualche anno fa con Crema, che molto bene era andato avanti questo binomio. C'è qualcosa da discutere al tavolo, nel frattempo sale ancora l'urlo dei tifosi di Orzino, dai ragazzi noi ci crediamo.
Riprende quindi il gioco con 10 secondi per l'attacco ospite degli Agosti, va a scaricare per Anzivino che sbaglia, però era stato il più lesto ad avvicinarsi al rimbalzo, però Benassi aveva preso bene posizione, Orzinuovo è riuscito a far bene taglia fuori e soprattutto, come detto, Benassi era postato benissimo. Roberti finta di tirare, poi c'è lo scarico per Benassi, buon invento, rotta rimbalzo, ma ancora una volta è il più piccolo in questo momento in campo, vale a dire Cardellini a far sua questa palla dal cielo. Anzivino si gioca sotto canestro con Cazzani, preferisce scaricare, rischio di passi per lui, ora fronte a canestro, di nuovo la possibilità di sfidare Cazzani che però è stato bravissimo a difendere. È arrivato il fallo in attacco di Denti su Benassi, quindi non diciamo nel duello principale che si era avvicinato nell'azione offensiva di Crema, che era quello appunto fra Anzivino e Cazzani, ma dall'altro duello con Denti e Benassi che erano pronti ad andarsi a strappare un rimbalzo offensivo, un rimbalzo, una palla vagante offensivo ovviamente nel caso qualora avesse preso Denti. Gli arbitri hanno rilevato questo contatto, stavolta Denti lo riceve il fallo. Fallo in attacco però, quindi anche se Orze in bonus non ci saranno due tiri liberi. Nel frattempo comunque il cronometro continua ad andare, restano solo 3 minuti e 5 secondi. Situazione sempre Orze 60, Crema 52. E qui l'abbiamo detto fra Parquet che potrebbe aver bisogno di essere asciugato più volte, fra i falli sistematici che fra un po' potrebbero comparire in questa gara, il gioco potrebbe essere molto ma molto spezzettato. Tre minuti della serie finale, ricordiamolo, le due squadre sono sull'uno pari. Denti probabilmente subendo anche fallo, anzi quasi sicuramente, però non viene in questo caso segnalato dagli arbitri, 60-54. Comunque Denti, grande partita per lui, arriva a 19 punti. Diciamo, non sempre in questa gara magari ha avuto medie altissime, però bisogna anche dire che è stato cercato anche con continuità dei compagni e non ha, come dire, rimandato al mittente le responsabilità che gli venivano chieste, quindi si è dimostrato il solito grande totem, un giocatore veramente importante per questa categoria. Due possessi da recuperare per Crema. Roberti, c'è il fallo di Ferri. In un primo momento sembrava che non ci fosse decisione per un fallo, ma si potesse riprendere con la palla di Crema, invece poi mi viene a dire giustamente è stato segnalato e registrato questo fallo ai danni di Roberti. Probabilmente si può dire anche che il contatto è stato in parte fortuito, però anche nel calcio si parlerebbe di danno arrecato e quindi è giusto riprendere con una rimessa di Orzi che avrà 14 secondi per questa azione offensiva. Muzzo, 8 secondi, 7 secondi. C'è per Roberti, vediamo se Muzzo tenta la triba, 3 secondi, si deve inventare qualcosa, 2 secondi, 1 secondo, Martini, però il tempo è scaduto, un arbitro dal fallo, ma attenzione, si va a consultare con l'altro arbitro e dice, attenzione perché a quanto mi è sembrato di capire il tempo era scaduto, l'altro arbitro nel frattempo aveva già dato fallo e canestro, vediamo cosa arriva, canestro no buono. Quindi canestro non buono, ma viene da
dato il fallo, diciamo, al termine di quell'azione lì. Quanto pesa la palla nelle mani di Martini, quel pallone che diventa veramente un macigno. Riesce però ugualmente a fare almeno un 1-2, 61-54 Martini. Allora i fischi diventano veramente assordanti dal pubblico locale per l'attacco e disturbare l'attacco cremasco. Denti trova benissimo degli agosti sotto canestro. Roberti, lo scarico per Scalzani, ancora una volta lui, 5 secondi, 4 secondi, arresto e tiro per Roberti, rimbalzo ancora una volta di Denti. Mi hanno detto nel primo tempo Orzi ha dominato a rimbalzo, 27 contro i 10 catturati da Crema. Denti mette la tripla del 61-57, mancano 1-21. Attenzione perché non è finita. Denti, che partita la sua, tiratore scelto per questa serata di Crema. Martini preferisce per Muzio, ancora Martini, e Martini la tripla che vale un casino, la tripla di Martini vale un casino, 64-57, c'è time out quando nel frattempo siamo entrati nell'ultimo minuto, ma quanto vale questa tripla, signori? Dal time out si riprende dopo la tripla di Martini, 64-57, che emozioni questo finale di gara. Orzinuovi sente il traguardo vicino, Crema tenta il tutto per tutto, ancora una volta Denti, diciamo un po' dubbi alle ultime due azioni di Crema in attacco, tra questa e quella di Degli Agosti, forse almeno un fallo a favore dei cremaschi ci stava. E difatti Goc Gali va, ha qualcosa da dire all'arbitro. Pubblico di Orzi che è quasi da in festa, 64-57. Time out. Gli ultimi possessi nelle mani di Martini rischiano veramente di decidere questa partita. Stavolta, almeno nella prima occasione, nel primo tiro libero, non trema la mano di Martini. Sbaglia il secondo, però il vantaggio di Orzi è buono perché 65-57. Martini, la pressione di Martini ancora una volta permette di recuperare questo pallone. Elio Antonio vuole il time out. 42 secondi, palla recuperata per Orzinuovi, adesso siamo tornati dal time out. Vedremo che tattica deciderà di attuare Crema, si va col fallo sistematico ai danni di Roberti. Sbaglia il primo. Thank you.
che il secondo è un rimbalzo di denti. Cardellini fa veloce, grandi falcate per quella della metà campo. Bianchi trova un canestro quasi impossibile perché con la marcatura di un giocatore orceano, e va a far fallo su Martini. Quinto fallo per Bianchi. Chi mette il primo? Martini. Mette anche il secondo. L'ha chiusa lui Martini. Mancano 25 secondi, 8 punti da recuperare. Cardellini però non molla. Sotto secondi, ancora una volta si azzera il cronometro. '69-61, 2 su 2 di Roberti, l'ex. E il pubblico inizia già a intonare Serie B, Serie B. C'è ancora un time out. Secondi ormai per Orzinuovi è fatta, il pubblico in delirio, una stagione fantastica, l'abbiamo detto, il basket bresciano quest'anno è riuscito a fare delle cose grandiose l'ha fatto anche in DNC, dove Montichiari ha vinto la stagione regolare, è salita subito di categoria, e dove Orzinuovi, mancano 12 secondi, ma c'ha il traguardo ormai in pugno, in un pugno stretto che, salvo cataclismi o fenomeni quasi sovrannaturali, a questo punto non potrà più sfuggire quell'ambita Serie B. Ora va, andrà Muzzo in lunetta per due tiri liberi. E Muzzo va a esultare. Grandissimo il capitano, che tante esultanze che ci ha regalato quest'anno. Bacia la maglietta, il grande sindaco Ale Muzio, ormai si sente, è arrivato fino qua il profumo di Orzinuovi, della vittoria di Orzinuovi. E attenzione perché esce Ale Muzio, esce anche qualcun altro, non ho visto chi perché siamo impallati, è entrato anche il giovane Fattori, ma ormai non c'è più nulla da fare. Orzinuovi sale in DNB, canestro a tre, ripetiamo, abbiamo davanti chiunque, non abbiamo visto di chi. Abbiamo detto che il gioco sarebbe stato spezzettato, che sarebbe stata una partita che non finiva più.
un match che praticamente come tempo globale durata praticamente 2 ore, ma lo si sapeva. 1-2 di Martini, non cambia nulla, tra poco può partire la festa e è finita Ordinovi con lo stesso punteggio di gara 1, festeggia NDNB.